Marco, capitolo 10. Poi Gesù partì di là e se ne andò nei territori della Giudea e oltre il Giordano. Di nuovo si radunarono presso di lui delle folle e di nuovo egli insegnava loro come era solito fare. Dei farisei si avvicinarono a lui per metterlo alla prova dicendo: «È lecito a un marito mandare via la moglie?» Ed egli rispose loro: «Che cosa vi ha comandato Mosè?» Essi dissero: «Mosè permise di scrivere un atto di ripudio e di mandarla via». Gesù disse loro: «È per la durezza del vostro cuore che Mosè scrisse per voi quella norma, ma al principio della creazione Dio li creò maschio e femmina. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie, e i due saranno una sola carne. Così non sono più due, ma una sola carne. L'uomo dunque non separi quel che Dio ha unito». In casa i discepoli lo interrogarono di nuovo sullo stesso argomento ed egli disse loro: «Chiunque manda via sua moglie e ne sposa un'altra commette adulterio verso di lei, e se lei ripudia suo marito e ne sposa un altro commette adulterio». Gli presentarono dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli sgridavano coloro che glieli presentavano. Gesù, veduto ciò, si indignò e disse loro: «Lasciate che i bambini vengano da me. Non glielo vietate, perché il regno di Dio è di chi è come loro. In verità io vi dico che chiunque non avrà ricevuto il regno di Dio come un bambino, non vi entrerà affatto». E presi in braccio, li benediceva, ponendo le mani su di loro. Mentre Gesù usciva per la via, un tale accorse, inginocchiatosi davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?» Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, tranne uno solo, cioè Dio. Tu sai i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, non frodare nessuno. Onora tuo padre e tua madre». Ed egli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia gioventù». Gesù, guardandolo, l'amò e gli disse: «Una cosa ti manca. Va, vendi tutto ciò che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo, poi vieni e seguimi». Ma egli, rattristato da quella parola, se ne andò dolente, perché aveva molti beni. Gesù, guardandosi attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto difficilmente coloro che hanno delle ricchezze entreranno nel regno di Dio». I discepoli si stupirono di queste sue parole, e Gesù replicò loro: «Figliuoli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio. Più facile per un cammello passare attraverso la cruna di un ago che per un ricco entrare nel regno di Dio». Ed essi, sempre più stupiti, dicevano tra di loro: «Chi dunque può essere salvato?» Gesù fissò lo sguardo su di loro e disse: «Agli uomini è impossibile, ma non a Dio, perché ogni cosa è possibile a Dio». Pietro gli disse: «Ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito». Gesù disse: «In verità vi dico che non vi è nessuno che abbia lasciato casa, fratelli o sorelle, o madre o padre o figlio o campi, a causa mia e a causa del Vangelo, il quale ora in questo tempo non ne riceva 100 volte tanto, case, fratelli, sorelle, madri, figli, campi, insieme a persecuzioni, e nel secolo a venire la vita eterna, ma molti primi saranno ultimi e gli ultimi primi». Mentre erano in cammino salendo a Gerusalemme, Gesù andava davanti a loro. Essi erano turbati, quelli che lo seguivano erano pieni di timore. Egli prese di nuovo da parte i 12 e cominciò a dir loro le cose che stavano per accadergli. «Noi saliamo a Gerusalemme, il figlio dell'uomo sarà dato nelle mani dei capi dei sacerdoti e degli scribi. Essi lo condanneranno a morte, lo consegneranno ai pagani, i quali lo scherniranno, gli sputeranno addosso, lo flagelleranno e lo uccideranno, ma dopo 3 giorni egli risusciterà». Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, si avvicinarono a lui dicendogli: «Maestro, desideriamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo». Egli disse loro: «Che volete che io faccia per voi?» Essi gli dissero: «Concedici di sedere uno alla tua destra e l'altro alla tua sinistra nella tua gloria». Ma Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete voi bere il calice che io bevo o essere battezzati del battesimo del quale io sono battezzato?» Essi gli dissero: «Lo possiamo». E Gesù disse loro:
Voi certo berrete il calice che io bevo e sarete battezzati del battesimo del quale io sono battezzato. Ma quanto al sedersi alla mia destra o alla mia sinistra, non sta a me concederlo, ma è per quelli a cui è stato preparato. I 10, udito ciò, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni, ma Gesù, chiamateli a sé, disse loro: voi sapete che quelli che sono reputati principi delle nazioni le signoreggiano e che i loro grandi esercitano autorità su di esse. Ma non è così tra di voi, anzi, chiunque vorrà essere grande fra voi sarà vostro servitore, e chiunque tra di voi vorrà essere primo sarà servo di tutti. Poiché anche il Figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Poi giunsero a Gerico, e come Gesù usciva da Gerico con i suoi discepoli e con una gran folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, cieco mendicante, sedeva presso la strada. Udito che chi passava era Gesù il Nazareno, si mise a gridare e a dire: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. E molti lo sgridavano perché tacesse, ma quello gridava più forte: figlio di Davide, abbi pietà di me. Gesù, fermatosi, disse: chiamatelo. E chiamarono il cieco dicendogli: coraggio, alzati, egli ti chiama. Allora il cieco, gettato via il mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. E Gesù, rivolgendosi a lui, gli disse: che cosa vuoi che ti faccia? Il cieco gli rispose: rabboni, che io recuperi la vista. Gesù gli disse: va, la tua fede ti ha salvato. In quell'istante egli recuperò la vista e lo seguiva per la via.